Capri, là davanti c'è Ing. Eccolo, lo vedo. Allora io è scomparso. Okay. Allora fermo, ho appena fatto in tempo ad accendere la registrazione che praticamente ci è comparso davanti, come fosse stato tipo non lo so, come fosse venuto solo per tipo vederci e poi dopo fuori dal video. Era questo il fatto che io siamo appena entrati poi. E comunque, allora lì già vedo una cella, come sì, puoi la vedere. Vedo pure io. Allora vieni con me, caro amico mio. Praticamente dobbiamo stare attenti perché non sappiamo che tipo di celle si tratta. E poi c'è sempre Inv qua in giro. Che infatti ho notato. Continua a seguirci sempre. Continua sempre a seguirci. Non è possibile. Ok, vedo che questa cella però è diversa dalle altre perché ha una parete. È vero. È costruita bene. Wow. Ok, entriamo dentro. Allora, conosco. 280. Esatto. Allora, però tu stai ma sveglio. Ma poi qua continua. Oddio, è vero. Allora, aspetta un attimo. No, anzi, andiamo a vedere perché sono curioso adesso. Ma questa è un'altra cella. Ma scusa, questa cosa a me non pare che fosse mai stata fatta. Cioè, nel senso... Infatti, è la prima volta. Infatti, cioè, sono due celle collegate, tipo. Ma mi sembra strano. Allora, cerchiamo di prima di vedere... questa cella. Forse sono tipo collegate in un qualche modo. Oddio, magari... c'è Inv. No, no, stai indietro, Gabri. No, porca miseria. Aspetta che ho provato ad attaccarlo, via. Ma sei scomparso. È scomparso. Ok. Allora. Guarda se c'è qualcosa. Ci sono dei fogli. Scusa. Una card di livello 3. Non mi interessa se ci sono dei fiori o una card. C'era Inv qua, di nuovo. È mutato. Sto bastia. Mamma mia, mi guarda. Mi sono pure spaventato. Quante cose ne viene direi a questo qua. Perché viene? Questo qua è un hacker che continua a venire un sacco di tempo fa. E adesso continua a venire. Vabbè, senti. Allora, questo è l'SCP-280. Lies in the Dark. Praticamente spawna nel buio e ha paura della luce. Questo qua però ci fa fuori. Perché? No. Ma è uguale a Inv. No, non è uguale a Inv. C'è una sostanziale differenza. C'è una sostanziale differenza. La differenza è che lui sta in gabbia. Inv, se lo mette in gabbia, non sta in gabbia, caro Gabri. Non diciamo sciocchezze. Inv sta sempre nei mondi delle persone. Almeno nel mio sta. Poi dopo non so. Anzi, ragazzi, scriveteci se voi, ragazzi e ragazze, scriveteci se voi avete Inv nel mondo. Cioè, potrebbe essere che magari qualcuno di voi ha incontrato Inv nel mondo. Chi lo sa? Eccolo. No, davvero. No, no. No, 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 Gabri, no. Ammazziamolo. No, no, mi stavi dicendo, ma cosa sei? Ma sei fuori di testa, Gabri? Ma no, cioè tu stai, oh, ti svegli? Perché se non ti vedo sveglio, sai? Cioè, ma c'è ci ha camminato addosso e poi mi ha picchiato quasi con un pugno. Ho visto. Si è avvicinato così mi ha picchiato, tipo. No, io allora io ho paura, basta. Cioè non voglio più stare in questo mondo. Cioè, maledetto, per fortuna che dovevamo registrare, però. Per fortuna. Allora, Gabri, ma sei morto? No, ci sono. Ma cioè, senti, ma non sei normale, ma ti svegli? O a cosa stai pensando? Agli innamorati di sto Peifero? Forza! Allora, andiamo. Ah, SCP-096. Scusa, in che modo dovrebbero essere collegati gli SCP? Ma infatti non ha senso, perché sono collegati? Infatti, poi, allora ragazzi, io non vi spiego che cosa sono questi SCP, tanto li avete già visti da tanti altri YouTuber. Però... questo dovrebbe essere SCP-096. Praticamente dovrebbe essere lo shy guy, semplicemente. Cioè, nel senso, l'uomo timido, no? Come si suol dire, cioè, come si suol dire, come sarebbe la sua descrizione. Come si chiama? Esatto, si chiama shy guy in inglese, vuol dire. Qua ci sono un po' di cose sugli scaffali, ma non è che ci interessa. Li prendo io. Esatto. No, tu dietro però hai una cosa. Cioè, hai della foglio. Carta. Sì, via. Allora, cerchiamo di vedere se qua dentro c'è davvero l'SCP. Ah! No. Di nuovo, andiamo. No, seriamente, io mi sono cagato. No. Oh, ok, allora, fermo un attimo, Gabri. No, io non sto scherzando, cioè io mi sono spaventato come la. No, c'è. Pure io. Cioè, Gabri, io ho aperto la porta e me lo sono visto davanti. Cioè, allora, a me adesso viene da ridere perché mi sono spaventato seriamente. Ma io non comprendo come sia possibile che uno come him. No, Gabri, io mi sono cagato seriamente addosso. Cioè, no. Ok, no, va bene. Cioè, allora io mi aspettavo di entrare e trovare lo shy guy, no? Tipo dentro. Invece ho trovato Inv. Vabbè, allora, sappiamo che Inv continua ad esserci in questo mondo. Che poi, sinceramente, ho anche un po' di dubbi. Cioè, nel senso... oh, ma c'è Inv? Ma se tu dov'è? Se tu premi tab, c'è Inv. Ma che infatti... poi, ma c'è tipo... anche a parte che io non ho il nome, non si sa perché. E poi dopo è tipo scritto tipo in cosa strana. Non lo so, vediamo. Entriamo dentro questa cella. Allora, stiamo attenti. Non aprire. No, più. Non posso entrare. No, non aprire perché già fa un casino della madonnina. Allora, vediamo se questo... esatto, è l'SCP-280. Infatti, si triggera se lo guardo, credo. Si arrabbia tipo se lo guardo. Vediamo un attimo. Tanto accendiamo la musichetta perché è sempre bella. Signore? Io ho paura di accendere.
No, Gabri, non apri. Chi ti ha detto di aprire? No, aperto. C'è Inv. È uscito, ora se n'è andato. Ma che caspita vuole da me? Da noi, perlomeno. Ma infatti. Mondo. Però... Gabri? No, è uscito. Chiudilo. Abbiamo fatto un casino. Sì. Però non, 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 si è, sta, non, non è meglio se non lo ammazzi. Ecco, ok. In effetti sarebbe meglio perché chissà cosa succede. Però io come faccio adesso? Devo attirarlo nella gabbia, mannaggia, cosa ho fatto? Sono stupido. Allora, facciamo così. No, non il vetro. No, perché l'ho I fatto. Blocchi. No, stiamo distruggendo la gabbia. Questa cosa non va bene. Pensavo che questo. Allora, usciamo. Via tu, stupido ignorante. Ok, perfetto. Ma poi non si è arrabbiato, mi sembra strano. Meno male, c'è Inv. Inv sta nella gabbia. Cosa sta facendo? Vabbè, finché sta nella gabbia meglio. Ma dubito che resti là. Cioè, nel senso, secondo me ha i suoi piani. Guardatelo là. Ha proprio. Se n'è andato, continua a comparire. Sì, ma secondo me è come se lui andasse tipo in una sorta di spectator mode, a quanto vedo. Perché appunto dalla tab si vede che lui va tipo in spectator. Infatti, ma perché? Il fatto che non è il suo modo per trasportarsi. Per teletrasportarsi. È quello che ho pensato io. Ed il fatto è che comunque non è che c'è noi per. Cioè, allora, noi in questo mondo non abbiamo nessuno. Non sta entrando nessuno. Oltre a noi non c'è nessuno. C'è questo Inv. E so che verrebbe automatico da pensare, magari c'è qualcuno noi nel mondo che sta facendo queste cose. Un vostro amico. Ma no, questo è veramente un hacker. E sono serio. È un hacker. Un hacker o un'entità, in realtà non sappiamo che caspita sia, che continua a seguirci da un sacco di tempo ormai. In sì, dall'inizio del canale. Ma in realtà anche da un po' di più, in realtà. E, cioè, io ho aperto il canale proprio per questo motivo, anche il TikTok, per far vedere ai ragazzi le cose strane che mi succedevano nei mondi per via di questo Inv. E seriamente continua imperterrito. Io sono serio. Cioè, non c'entrano niente i nostri amici. Cioè, nel senso, ci siamo solo io e Gabri ora in questo mondo, più un'entità, una sorta di hacker. Non sappiamo. E guardate che queste cose sono possibili. Cioè, è stranissimo. Però, allora, cerchiamo di fare il punto della situazione. Qua ci sono due gabbie collegate. Non sappiamo perché ci siano. Quindi, forza, usciamo. Andiamo. Queste due gabbie collegate, in un qualche modo, hanno un loro senso, perlomeno. Ma non sappiamo quale sia il senso. Cioè, nel senso, perché sono collegate. Sì, infatti. Qual è il segreto? Quale cosa le ha fatte collegare? Quali segreti ci stanno dietro a queste cose? Inv, ho visto il nome. No, di nuovo, Gabri, mi sono. No, io non reggo. Cioè, in questo mondo, no, seriamente. Cioè, ma continua ad apparire. No, io mi sto spaventando troppo. Cioè, perché continua ad apparire? Spero che troviamo una risposta a tutti i nostri dubbi, a tutte le nostre paure. Però adesso, forza, Gabri. Dobbiamo andare a trovare un posto per la casa. Perché nello scorso video avevamo detto che dovevamo fare una casa. Però qua sopra la montagna, oppure vicino al villaggio. Ci potrebbe anche stare. Possiamo tipo un attimo circumnavigare. No, vabbè, c'è di nuovo in. Ma dov'è? Che caspita vuole? Sì, era lì vicino all'albero. Ma è come se tipo ci stesse spiando. Ma senza nessun motivo. Secondo me lui ha tipo manie di protagonismo, cose di questo tipo. Poi io ho sentito dire che queste entità a volte compaiono su Minecraft, ma senza un motivo particolare. Io ho letto su internet, su qualche forum strano, che a volte succedono nei mondi di Minecraft. Succedono, ma è raro, sono rare queste cose. Succedono che magari ci sono certe entità che compaiono e poi subito dopo si attaccano al giocatore, come fosse, non lo so, un qualcosa di paranormale, quasi come fossero tipo dei veri fantasmi. Però in realtà sono delle entità che si connettono proprio magari all'account del giocatore, al personaggio del giocatore, e li segue praticamente in tutti i mondi in cui loro va. In cui i giocatori vanno, dico. E potrebbe succedere una cosa di questo tipo. Chi lo sa, magari ci sono cose oscure, cose che la Mojang non ci ha nemmeno detto. Misteri, non lo so. O magari fa parte di questa istanza degli SCP. Fa parte di questo mondo degli SCP. Chi lo sa? Tutto può essere. Non possiamo trascurare nessun dettaglio. Ragazzi, mi raccomando, voi siete i primi che ci potete dire quello che secondo voi rappresenta tutto ciò. Perché c'è questo Inv che ci sta seguendo? Perché c'è tutto questo strano mistero dietro? Qual è il motivo per il quale continua imperterrito a seguirci per sempre? Cioè, da tanto tempo che continua a seguirci. E continua e non smette, continua e c'è sempre. Io seriamente questa cosa non me la spiego. E sta ancora nel server con noi. In tutto ciò sta ancora nel server con noi. Dobbiamo stare attenti, perché chissà che cosa questo Inv abbia in mente. Non sappiamo che cosa possa avere in mente. E non sappiamo nemmeno quali siano i suoi piani nel concreto. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è affidarci a voi, ragazzi. A voi che ci commentate appunto nei commenti.
le vostre idee, le cose per cui voi credete che Inv sia dentro questo mondo e che continui a seguirci. Io sono veramente stufo di tutte queste entità e di tutte queste cose, e soprattutto vorrei giocarmi una serie SCP in pace senza un'entità che ci debba perseguitare. In realtà adesso dobbiamo cercare di proseguire questo studio, perlomeno questa sorta di indagine verso Inv. Dobbiamo cercare di capire che cosa voglia da noi e prima o poi troveremo un indizio. Io ne sono abbastanza certo, anzi ne sono sicuro, soprattutto se voi ci aiuterete. Quindi ragazzi, mi raccomando, aiutateci nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video degli SCP e di Inv.